Sindaco, domani sera molto probabilmente la campagna verrà passata in zona rossa, lei se lo aspettava, come commenta questa possibile decisione che insomma è molto realistica? Mi sembra dai dati degli ultimi giorni che gran parte dell'Italia è attraversata dalla terza ondata, quindi mi sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Anzi, se si hanno dati in questa direzione, forse è meglio che lo si faccia prima e non dopo, così possiamo poi prepararci a una primavera più tranquilla. I dati in Campania e anche a Napoli sono in crescita, purtroppo sono in crescita i ricoveri nei reparti ordinari, nelle subintensive e nelle terapie intensive, quindi credo che la zona rossa sia in qualche modo inevitabile se questo continua a essere il trend. Poi contestualmente abbiamo anche però una notizia che spero ci induca a un cauto ottimismo, che è quello che insomma che con la primavera si dovrebbe entrare nel vivo della campagna vaccinale in Italia. Quindi se manteniamo alta l'attenzione, se le persone comprendono che quando si esce bisogna mantenere la mascherina e il distanziamento, se mettiamo in campo adesso qualche restrizione e soprattutto l'Europa non si faccia trovare indietro rispetto, come già sta accadendo, all'Inghilterra, a Israele, agli Stati Uniti, alla Cina e alla Russia, e non tenga la mano tirata da un punto di vista economico, perché questo è grave per la salute ed è anche stupido dal punto di vista economico, perché più tempo passa più la ripresa economica rallenta e quindi c'è anche il danno economico, oltre che sociale, lavorativo e quant'altro. Quindi l'Europa acquisti autorevolezza, recuperi il tempo perduto e si entra nel vivo dei vaccini e si mettano in campo delle restrizioni adeguate per evitare questa terza ondata possa essere terribile per la salute dei nostri connazionali. Sindaco, lei qualche giorno fa ha lanciato anche un messaggio alla cittadinanza dopo le immagini del weekend con migliaia di persone in strada. Le chiedo però perché non è possibile pensare per Napoli la contingentazione in alcune aree, quelle più affollate, penso al lungomare, penso ad alcune piazze del centro storico, non è un provvedimento che potrebbe calmierare la situazione? Non è possibile, se non vogliamo vedere però. Allora, quando è iniziato la pandemia? Il 9 marzo, è lo stesso dibattito di un anno fa, identico. Se non vogliamo vedere la gente per strada, ci vuole, se non la vogliamo proprio vedere, ci vuole il lockdown, che io mi auguro non ci sia. Io ritengo che la misura giusta, se c'è un aumento dei contagi, è la zona rossa. La zona rossa impedisce di vedere le persone che camminano. Se stiamo in zona gialla, le persone camminano, e se chiudi Piazza del Gesù, la gente andrà a Piazza Dante. Se chiudi Piazza Dante, va a Via Toledo. Se chiudi Via Toledo, va a Piazza Plebiscito. Se chiudi Piazza Plebiscito, vengono qua nel cortile. Se chiudi il cortile, vanno a Piazza Municipio. Questo è un dibattito e mi sembra anche un po', devo dire la verità, specioso e poco corretto scaricarlo sulle forze di polizia, sui sindaci, sui cittadini. Anzi, quando arriverà il giorno, ve lo dico come la penso, che andremo nuovamente in zona giallo, addirittura in zona bianca, io sono per aprire 24 ore su 24 i locali, proprio per evitare la domanda che mi è stata fatta adesso, cioè della concentrazione delle persone. Le persone si concentrano se gli orari sono limitati e le zone sono limitate, esattamente il contrario, più limiti più la gente si concentra. Quindi se riteniamo che il Paese si trova in questo momento in una situazione, come io ritengo, di terza ondata e di appendere la pandemia, usciamo fuori dall'ipocrisia, si fa la zona rossa, il governo si assuma la sua responsabilità, assuma finalmente un coordinamento nazionale più forte sull'aspetto sanitario, su tutti gli altri temi come l'istruzione, e poi si veda territorio per territorio, con le fasce di orario, con le fasce di colore, se si possono modulare le cose. La Sardegna sta per esempio in zona bianca, se si organizza bene evidentemente può rimanere in zona bianca, e non è un caso che quando i contagi diminuiscono intelligentemente le persone possono distribuirsi meglio sul territorio, quindi non è all'ordine del giorno nessuna misura di quel tipo. Altro invece fare un appello, come ho fatto io e come fanno in tanti, a responsabilizzare i cittadini che quando escono devono avere la mascherina e il distanziamento. Il dibattito sulle immagini della gente per strada in zona gialla è un dibattito
per intrattenere il tempo. Vabbè, anche in zona arancione. Anche in zona arancione, per intrattenere il tempo, perché le persone possono uscire. È grave se escono senza mascherine, e se senza mascherine è ancora più grave non ci sia il distanziamento e ci sia la concentrazione di persone. Ma è assurdo prendersela con la gente che esce se si sta in zona gialla o in zona arancione, perché in zona gialla si può uscire, si può andare al bar, si può andare nei negozi, si può andare fino anche al ristorante a pranzo. In zona arancione stanno i negozi aperti. Quindi colpevolizzare il cittadino è sbagliato, invece criticare il cittadino che esce senza mascherina è giusto e doveroso, perché vuol dire che non ci sta attenzione sulla fase acuta nuovamente di pandemia sanitaria che stiamo vivendo.